La fotografia del Teramo che incappa al Bonolis nel quarto pareggio consecutivo sta probabilmente nell'azione del 46esimo della ripresa, quando Mungo si libera bene, ma sul successivo cross del centrocampista nessuno è abbastanza pronto per buttare il pallone in rete. Finisce così 1-1 contro la Cavese, il Diavolo va sotto e recupera grazie ad un calcio di rigore trasformato da Kappa. C'è Gerbi per la prima volta dall'inizio del Teramo che parte bene a livello di atteggiamento di fronte ad un avversario ultimo in classifica ma che non rinuncerà mai a proporsi in avanti. Russotto al 12esimo mette a segno la prima azione degna di nota da calcio di punizione, seguito poco dopo a ruota da Costa Ferreira con Russo che ferma senza troppe ansie il tentativo del centrocampista biancorosso. E ancora Cavese al 25esimo, Russotto lascia Cucurullo che inaugura i tentativi di giornata andando al tiro di poco fuori. La risposta del Teramo sta in una girata di testa di Gerbi, che termina a lato non di molto, ma lo stesso Gerbi al 30esimo avrà una delle occasioni migliori, sparando fuori la porta un cross dalla sinistra di Tentardini. Al 37esimo dagli sviluppi di un calcio d'angolo, prima Soprano, ma soprattutto Ilari, si vedono murare i tentativi in porta ed il probabile vantaggio del Teramo. Paci gioca la carta K ad inizio ripresa, ma sono Gerbi e Bombaggi a confezionare la prima occasione con palla che finisce in angolo. Dagli sviluppi successivi, Trasciani, da due passi, alza sulla traversa. Le regole non scritte del calcio portano paradossalmente il Teramo all'errore subito dopo. Diotti sbaglia in disimpegno, la Cavese ringrazia e Russotto capitalizza la sua buona prestazione con la rete del vantaggio. Mungo e Pizzauti sono risposte di Pace ad un Teramo che accusa il colpo. Mungo, col senno di poi, sarà il migliore in campo. Al 24esimo infatti confeziona un assist per Costa Ferreira, su cui Russo ci mette una pezza. Al 31esimo poi le parti si invertono, ancora per il Teramo però inutilmente. Al 36esimo Mungo si guadagna il calcio di rigore su ingenuità di Pompetti. Dal dischetto K trasforma e pareggia per il Diavolo. La Cavese prova a difendere il punto. Germinale, che impegna Lewandowski al 39esimo, sarà per gli ospiti l'ultima azione. Poi sarà ancora Mungo al 42esimo, con parata centrale del portiere ospite, e al 46esimo con l'azione che il Teramo non riesce a concretizzare. Santoro avrà l'ultima occasione degna di nota del match, ma per i biancorossi sarà il quarto pareggio consecutivo. Mercoledì prossimo in casa del Bisceglie sarà tempo dell'ultima gara della stagione.